Bentornati sul canale del Nabbo, continuiamo con Suikoden. Nell'ultima puntata abbiamo portato il progetto delle lance ardenti fino alla città di Saradi, adesso siamo di nuovo all'Enancamp e giustamente tu ti dovevi spostare per metterti in mezzo proprio mentre io premevo il tasto per andare su, vero Toh? A calcio in culo! Ah, cominciamo bene. Cos'è successo? Ti hanno ferito? Gli imperiali, all'improvviso... Mi dispiace, Lady Odessa. Mio Dio. Ehi, Odessa. Andiamo anche noi, padroncino. Andiamo decisamente anche noi. Ci mancherebbe anche. Qui dietro. Voi siete imperiali, eh? Ok. Per qualche strano motivo mi aspettavo degli omini in armatura, non degli omini vestiti di verde che sembravano cittadini normali senza neanche un elmo o qualcosa, però importante saperlo. Era di qua? No, ok, ancora più giù. Ah! Cos'è stato? Sbrighiamoci. Voi non fermatevi a parlare, vedete che andiamo più velocemente. Invece di dire cos'è stato, poi sbrighiamoci. Andate avanti, correte e fine della storia. Gran colpo, Tyr. Sei riuscito a mancare il bersaglio. Ed è un arciere, cioè neanche fosse chissà che cosa. È un semplice arciere imperiale. Livello più basso proprio della catena alimentare. Odessa, sei ferita? Vieni, puoi uscire ora. Presto, devi fuggire. Va bene. Ah, Lady Odessa. State sanguinando. Odessa, cosa hai fatto? Senza di te l'armata di liberazione... Mi dispiace, Victor. A quanto pare ho preferito essere una donna piuttosto che il comandante dell'armata di liberazione. Non potevo lasciar morire quel bambino. Come leader sono un vero fallimento. Non parlare, Odessa. Riaprirai la ferita. E l'hanno ferita 2 secondi fa, Cleo. Dubito che la ferita si sia chiusa nel frattempo, soprattutto se è una ferita mortale. Però andiamo avanti. Tyr, potresti avvicinarti? Ho 2 richieste da farti. Ti prego, da questo orecchino a un uomo di nome Meteo, del villaggio di Seika. Basta adesso, non parlare come se fossi in punto di morte. Victor, grazie, ma sento che la fine ormai è vicina. Tyr, prendilo. L'altra mia richiesta, per favore, gettate il mio cadavere in quel rigagnolo. Cosa? Ma perché? Non potrei mai fare qualcosa di così orribile. Per piacere, Tyr. Come desideri. Tyr, come puoi? Grazie, Tyr. Tu mi capisci, non è vero? Victor, se i simpatizzanti dell'armata di liberazione sapessero della mia morte, il movimento perderebbe fiducia e svanirebbe. Ecco perché dovete tenere segreta la mia morte. Questa piccola speranza, appena sorta, deve essere tenuta in vita. Se tu dovessi
incontrare Flick in futuro. Digli che la sua gentilezza mi ha permesso di superare tutti i momenti più duri. Bene, sembra che alla fine sia mai prossima. Tyr, spero che tu possa vedere il mondo libero su cui io non poserò mai gli occhi. Addio, Odessa. Immagino dovremmo recarci a Seika. Sì, e trovare questo Matthew. Ma per arrivare a Seika dovremmo passare per la fortezza di Quaba. La fortezza di Quaba. Sarà difficile, ma ci proveremo. Sì. Suikoden ha questa brutta abitudine di far morire i personaggi. Ma il punto adesso è da che parte è la fortezza che dobbiamo attraversare? Perché, allora, qui a sinistra, qui nel muro... No, ok, nel muro no, perché non mi ricordo dove cazzo sta. Allora, no, di qua... forse era direttamente in basso. Era direttamente in basso? Sul serio? No, qui c'è una foresta. Lì era... sì, era qui in basso. Eccoci arrivati alla fortezza, eccoci alla fortezza di Quaba. Qui comanda Lord Eingide, Lord Eingide, un vecchio amico di Padron Teo. Noi per lui siamo estranei, ma di certo riconoscerà il tuo volto. Riusciremo a passare nonostante questo? Mettiamo alla prova la buona sorte. Nessun problema, non temere. Già che ci siamo, conviene sceglierci delle false identità. Altrimenti, finiremmo nei guai se dovessero richiedere i nostri nomi. Io sarò Roy. Io Maria. Non hai una faccia da Maria? Che hai detto? Io invece sarò... Skoltenheim Reinbach III. Come suona? Allora, voi capirete per... capirete il perché delle risate quando arriverà il momento di registrare anche gli altri giochi sui code. Ma Skoltenheim Reinbach III è un nome che deve diventare familiare. Suona bene, Victor, suona bene. Padroncino, voi invece? Io sarò Skoltenheim Reinbach IV, ovviamente, cioè, ma non c'è nemmeno da chiederlo. Bene, ora andiamo. Roy, Maria e Skoltenheim Reinbach IV. Andiamo di attraversare la fortezza di Quaba. Oh, Quaba, giusto. Ehi, voi, fermi! Parlate a me, signore? Sono solo un povero venditore di datteri con dei figli affamati da mantenere. Non tu, quel ragazzino assomiglia a quel fuggitivo, Tyr McDoll. Qual è il problema? Signore, ho pensato che questo giovane assomigli molto a Tyr McDoll, il fuggitivo. E il fatto che sia ancora di spalle, come per voler nascondere il viso, non aiuta. Tyr, tu, mostrami il viso. Se Lord Ain lo vede... Tu, ne ho abbastanza di te, dannazione. Non fai altro che metterci nei guai. E per di più sei fottutamente inutile. Ora ti scambiano per un fuggitivo. Sei una maledizione persino quando non fai nulla. Signore, se trovate sospetto questo ragazzo, sarò felice di tagliargli quella testa inutile, qui e ora. Aspetta un istante. Non temete, signore. Non sopporto che si pensi che io aiuti un fuggitivo. Tu, preparati a morire. No, fermati. Rifletti, Roche. Il figlio di McDoll non vestirebbe certo come un mendicante. Passate pure. Ma signore, io credo... Non ti preoccupare, Roche. Lasciali passare. Ehi, figliolo, prenditi cura di tuo padre. Interessante, no? Ne è vero? Perdonatemi, padroncino, anche se eravamo in pericolo, temo di aver esagerato. Sono pronto per qualsiasi punizione riteniate opportuna.
Potete decapitarmi, se credete. Dai, Gremio, non è successo nulla. Quel che conta è che siamo passati. Tyr ha un grande cuore. E c'è anche qualcos'altro di grande che voi non sapete, ma Cleo... volevo dire, non preoccuparti, Gremio. Padroncino. Tu! Chi sei tu? Chandler, e là, sono Chandler, un povero venditore ambulante. Viaggio qua e là nella speranza di fare qualche piccolo guadagno. Un giorno vorrei poter avere un negozio tutto mio. Ok, mi ricorderò di te, amico. Mi ricorderò di te. E qua è Seika, e qui finisce la puntata. Molto, molto, molto corta stavolta, ma direi che... per quanto sia durata poco come puntata, sono successe un paio di cose interessanti con la morte di Odessa, pace all'anima sua, e con Ainguide che, pur avendoci riconosciuti, è abbastanza ovvio che ci abbia riconosciuti, ci ha lasciati andare. Nella prossima puntata avremo a che fare con il famosissimo Matthew Silverberg. Fino ad allora auguro a tutti uno splendido proseguimento di giornata.